Buongiorno a tutti, diamo inizio al convegno I confini d'Italia nella crisi Covid-19 per l'impresa, con la presentazione dell'Osservatorio 2021 sui confidi. Per quello che è la necessità della gestione dell'evento e per la compattezza degli eventi, do immediatamente la parola al dottor Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, per il saluto iniziale e l'apertura dei lavori. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto a nome della Camera di Commercio di Torino tutti i partecipanti a questa presentazione del rapporto. Ho perso il conto di che numero siamo di rapporto sull'Osservatorio dei Confidi, che è gestito, promosso dal nostro Osservatorio Confidi di Torino Finanza. Torino Finanza è un comitato all'interno della Camera di Commercio che si occupa in particolare di studiare e anche di proporre iniziative sul tema del rapporto banca-impresa, ma poi meglio di me il Presidente Rambaldi ci introdurrà e ci spiegherà che cos'è Torino Finanza. Ecco, la 13ª edizione del rapporto sui confidi che per il secondo anno consecutivo si svolge online. Che non necessariamente lo vedo come un punto di criticità, certo, non è l'occasione come poteva essere gli anni scorsi anche di ritrovarsi, di scambiarsi opinioni anche in maniera informale, ma consente, come già l'anno scorso, di aumentare in maniera significativa la platea di chi assiste alla presentazione. Ricordo che di solito facevamo le presentazioni in una sala da una cinquantina di posti e dovevamo scontentare molti che erano costretti a rimanere fuori. E adesso, grazie alla fruizione online, non abbiamo più nessun limite alle presenze e questo direi è un bene. Beh, per venire a dire due parole sul merito, direi che più volte si era, come diceva Mark Twain, esagerata la notizia della morte dei confidi. No? Più volte in questi ultimi anni i confidi sono stati dati per defunti o perlomeno inutili, poco funzionali. E invece direi che ancora una volta l'osservatorio ci dice che un ruolo possono averlo e anche la pandemia, anche questa crisi che ha colpito in particolare le piccole, piccolissime imprese poco strutturate del commercio, dell'artigianato, dei servizi in generale e un po' meno forse la parte più industriale ha dimostrato l'utilità di questo mondo, l'utilità dei confidi che si sono comunque riusciti a ritagliare un ruolo all'interno del nostro sistema finanziario che preservano. Basta dire che il flusso annuale delle controgaranzie ottenute dai confidi sul fondo di garanzia per le PMI è quasi raddoppiato dal 2020 al 2019, passando da 1,6 a 3,1 miliardi di euro. Cioè, già solo questo dato ci dice che un ruolo i confidi possono ancora averlo. Poi il fatto che il legislatore avrà permesso anche i confidi minori di detenere partecipazione negli operatori di microcredito è un altro dato significativo su un ruolo, una direzione di lavoro. La Cassa Depositi e Prestiti che ha messo a disposizione un plafond di 500 milioni per l'erogazione diretta di prestiti, il fondo prevenzione dell'usura. Che è stato riformato e anche qui vi è un ruolo per i confidi minori che soddisferanno i requisiti di governance, patrimonio, organizzazione e trasparenza. E, ecco, diciamo, un nuovo ruolo ha, questo è indicativo, un nuovo ruolo a condizione che i confidi continuino nell'aumentare la loro trasparenza,
la loro organizzazione, l'utilizzo anche di tecnologie sempre di più vicine a quelle del sistema bancario, in modo da facilitare lo scambio di informazioni all'interno della filiera creditizia. Per cui credo che questa sarà la pista di lavoro del 2021. L'osservatorio, senza anticipare nulla, credo che la individui abbastanza, e ci auguriamo che tutti i confidi si avviino a valutare le piccole e medie imprese, come fanno già le banche, con la loro metodologia, con quella metodologia, ma meglio delle banche, sfruttando quella che è la loro caratteristica, la maggiore disponibilità di informazioni anche qualitative, grazie al contatto più vicino, al rapporto più vicino, più diretto con le stesse piccole e medie imprese. Quindi in questo mondo che cambia, in questo mondo complicato e reso ancora più complicato e difficile dalla pandemia, la traccia che ci dà l'osservatorio è che i confidi possono ancora avere un ruolo a certe condizioni, lavorando in una certa direzione, e noi come Camera di Commercio di Torino saremo anche con le nostre intanto con i nostri studi, sicuramente con Torino Finanza, ma anche con le nostre azioni saremo molto attenti a questo mondo, proprio per supportarlo e per aiutarlo a proseguire nel suo diciamo ruolo di sostegno alla piccolissima e di prossimità, anche userei questo termine, di prossimità con la piccolissima impresa. Grazie, complimenti a tutti i ricercatori che in ultimo ringrazio per il lavoro eccellente come tutti gli anni fatto, e ringrazio anche ovviamente tutti i qualificatissimi relatori che come ogni anno hanno accettato di far parte, diciamo, di questo panel che discute l'osservatorio. Grazie, buon convegno a tutti. In questo momento devo passare la parola al dottor Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza, ma prima volevo semplicemente segnalare che l'intervento del dottor Mario Comana, che è presidente dell'organismo dei confidi minori, verrà recuperato più tardi, attorno alle 11:30, l'intervento di saluto, perché in questo momento c'è un problema tecnico che lo riguarda. Allora passo la parola al dottor Rambaldi Vladimiro, presidente del Comitato Torino Finanza. A lei la parola e il palco. Grazie, buongiorno. Signore e signori, benvenuti. Il mio compito è di introdurre brevemente l'osservatorio 2021 sui confidi di Torino Finanza. Di Torino Finanza vi ha già parlato il dottor Bolatto, ha organizzato, sono già questa la 13ª edizione, questo studio sui confidi, prima quelli piemontesi, poi si è allargato a quelli italiani, e oggi è rimasto uno dei pochissimi studi in Italia che si occupa del settore dei confidi. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo introdotto molti cambiamenti, però vi volevo anticipare che il rapporto sarà disponibile online questo pomeriggio e verrà comunque inviato a tutti i partecipanti. Stante i lavori molto densi, non sono previste delle domande, per cui chi avesse necessità di qualche chiarimento, che comunque attraverso il sito di Torino Finanza noi possiamo poi contattare i diversi relatori. La prima novità di quest'anno riguarda la dimensione del rapporto, che rasenta le 500 pagine, ma resta di agevole consultazione grazie ai collegamenti ipertestuali che consentono a ciascuno di seguire il proprio ordine di priorità nella lettura, a un indice che è molto ordinato e alla sintesi a margine in area in azzurro, che consente con questa veste grafica di ciascuno scorrere velocemente tutto il lavoro per soffermarsi poi solo su quei punti che sono di proprio interesse. Rimane immutata rispetto alla precedente edizione la struttura in tre capitoli dell'osservatorio: il primo, che illustra sinteticamente la struttura del mercato, il secondo,
che consiste nell'analisi dei bilanci dei confidi vigilati dalla Banca d'Italia, che è condotta a livello dei singoli intermediari e si avvale di alcuni degli indicatori che sono adottati dal Fondo di Garanzia per le PMI per selezionare i garanti autorizzati. Il terzo è dedicato agli spunti di discussione sulle politiche pubbliche. Quest'anno è particolarmente vasto per effetto di una novità. Si giova del contributo di molti tra i massimi esperti dei nostri temi, riferibili a diversi ambiti, istituzionale, professionale, accademico, del mondo del volontariato e del mercato. In questo modo riteniamo di aver ampliato il set di informazioni disponibili e migliorato l'analisi e la qualità delle proposte che andiamo a offrire al dibattito. Questo capitolo a sua volta è suddiviso in tre parti principali. La prima sezione muove da un'analisi delle dinamiche del credito e delle società durante la crisi pandemica e da evidenza dell'attuale offerta di finanza nei segmenti di domanda per i quali i confidi sono specializzati o contigui. Nella fase attuale e in quella che seguirà, il razionamento del credito potrebbe inasprirsi, al punto di diventare più spesso di prima esclusione finanziaria e accrescere il rischio usura. Il rapporto affronta questi temi e indaga sulle possibili sinergie tra i pochi soggetti attivi nel microcredito e i confidi, incoraggiata dalla recente modifica dell'articolo 112 del TUB che consente ai confidi di detenere partecipazioni nei soggetti che erogano microcredito. La seconda sezione si focalizza su una serie di fatti rilevanti accaduti nel 2020. Ve ne sono molti di segno positivo sul versante sia istituzionale che normativo e sia riguardo al mercato e al modello di business. Ne elenco qualcuno in ordine sparso, poi dopo avremo modo di sentire nel dettaglio tutti questi temi. L'onarismo confidi minori ha quasi ultimato le procedure di iscrizione al nuovo elenco di circa 180 intermediari, che quindi sono sottoposti a un regime di controllo più rigoroso e qualificato rispetto al passato. Il livello di fiducia del mercato sarà ancora maggiore per quelli che, su basi volontarie, depositeranno il bilancio in formato XBRL. L'importo delle controgaranzie del Fondo di Garanzia per le PMI sulle operazioni veicolate dai confidi rispetto al 2019 è cresciuto mediamente dell'86% per i confidi maggiori e del 157% per i confidi minori. Questi ultimi detengono circa il 20% del totale delle controgaranzie concesse nel 2020. Stando ai dati disponibili, la crescita dei flussi di controgaranzie al momento non sembra essere avvenuta da parte dei confidi con l'assunzione di rischi eccessivi. La revisione delle regole del Fondo per la prevenzione usura, che appare tempestiva e opportuna nell'attuale contesto, è un bel segnale di attenzione ai confidi da parte del legislatore. Il Credit Risk Scoring Model, sviluppato per Fidi Nord-Est dalla partnership da Cerver Group e Galileo Network, potrebbe essere il battistrada di un percorso da seguire a livello di sistema. Se i confidi veicolassero nei modelli di Credit Risk Scoring il proprio vantaggio informativo sulle micro e piccole imprese, probabilmente su questa clientela otterrebbero una capacità predittiva superiore a quella delle banche, gran parte delle quali ha rinunciato al relationship lending. Se questo risultato fosse raggiunto, gli spazi di collaborazione concessi ai confidi dalle banche diventerebbero molto più ampi. Veniamo ora all'ultima sezione, la terza del terzo capitolo, essa è dedicata agli spunti di discussione sul futuro. Questa è sempre stata una parte ricca degli ultimi anni del nostro osservatorio. Quest'anno gli autori muovono dalla constatazione che i perimetri di mercato stabiliti dalla legge per i confidi sono sempre stati correlati alla loro accountability, cioè al sistema delle regole sulla loro trasparenza e sui controlli cui sono sottoposti. Senza voler alterare l'equilibrio tra questi due elementi, si propongono riflessioni su possibili innovazioni del quadro normativo che permettano di accrescere il contributo dei confidi nel fronteggiare la crisi e sostenere la ripresa. Con lo stesso fine, agli spunti di discussione sono posti tema di strumenti agevolativi, in particolare con riguardo alle misure per la gestione degli NPL e per il rientro progressivo nell'ordinario del Fondo di Garanzia per le PMI. Dopo anni di declino, nel bel mezzo di una crisi, i confidi danno prova di essere solidi e radicati nella realtà imprenditoriale. Il dottor Bolognese e il dottor Paglietti, quest'ultimo dell'organismo dei confidi minori, genereranno riscontro con le loro analisi sui bilanci rispettivamente ai confidi maggiori e minori.
nella seconda parte del convegno, in quattro veloci sessioni moderate dall'avvocato Scina, che ha coordinato la redazione del terzo capitolo del rapporto, si entrerà nel merito dei segnali di vitalità, intelligenza e innovazione cui ho accennato e che sono indice della capacità di accettare le difficili sfide di questa stagione. Non posso fare qui l'elenco degli autori e di quanti partecipano ai quattro round di presentazione dell'osservatorio, ma li ringrazio tutti per il loro qualificato contributo di idee. Un ringraziamento particolare va al dottor Bolognese, al dottor Paglietti e al dottor Vescina. Buon convegno a tutti e buona lettura.